È stata conferita la cittadinanza onoraria di Sciacca ad Ignazio Cutrò, l'imprenditore di Bivona che con le sue denunce e testimonianze ha fatto condannare diverse persone nell'ambito dell'operazione antimafia denominata Face Off. Il riconoscimento, come si legge nella nota firmata dal sindaco Vito Bono, viene attribuito in segno di vicinanza, condivisione e riconoscenza. Cutrò è divenuto esempio di cittadino modello, scrive ancora Vito Bono, che compie il proprio dovere denunciando i soprusi, le prevaricazioni, le violenze mafiose, affidandosi con fiducia agli organi dello Stato. Una bellissima soddisfazione e un grande onore. Devo ringraziare tutta la cittadinanza, in particolare l'amministrazione, il sindaco, di questo onore che sta dando a me e alla mia famiglia. Per noi è un segnale fortissimo e veramente ci onora di far parte di una cittadina che mi è stata molto, molto vicino in tutte le mie vicende, specialmente nei momenti più tristi della mia storia. Come si sentirà a ricevere questo riconoscimento nello stesso giorno della strage di Via D'Amelio, quando persero la vita il giudice Paolo Borsellino con gli uomini della scorta? Secondo me non me lo merito tutto questo, è un onore forse troppo, troppo per un semplice cittadino che ha fatto le proprie denunce, non ha fatto nulla di particolare. Se tutti i cittadini, tutti i commercianti seguirebbero me e tutti coloro che hanno fatto le denunce, tutto questo si migliorerebbe, bisognerebbe fare le denunce, quindi non per ripetermi, è troppo, cioè, è una cosa stupenda, una cosa, un segnale fortissimo da parte di tutta la cittadinanza di Sciacca. Ad oggi, come è ripresa la sua vita? È tornata a lavorare? Futuro va migliorando grazie allo Stato, grazie alla magistratura, alle forze dell'ordine, ai carabinieri che ci stanno vicino. Devo ringraziare anche il senatore Lumia che sta mantenendo, anzi ha mantenuto le promesse, già, si può dire che già ho il contratto in tasca, manca soltanto di chiarire alcune posizioni con l'Intes che purtroppo non vuole riconoscere la sospensione prefettizia, una cosa molto molto strana. Spero che non mi mettano i cavilli in mezzo alle gambe perché sarebbe proprio il colmo. E tutta la situazione, manca soltanto di avere questo certificato il DURC e subito l'indomani posso ripartire a lavorare. Mi sono state proposte due loghi, uno nella provincia di Agrigento e uno nella provincia di Messina per poter andare a lavorare con i mezzi, quindi confido e auspico che tutto proceda per il meglio, quindi potrò ritornare a fare l'imprenditore per la cosa che io ci tengo tantissimo.